tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi siamo di nuovo qua in Clash Royale per un altro chest opening bauausugoso, come direi io ragazzi. È vero, perché oggi abbiamo da aprire due bauli del clan 10 su 10. Abbiamo visto l'ultimo chest opening assieme, quello della doppia apertura del baule leggendario, è stato veramente super unbelievable, ma oggi speriamo ancora di trovare almeno in uno di due una bella leggendaria, ovviamente uno è nel mio profilo e uno è nel profilo della Pamina. Ma prima di andare subito a tuffarci a merluzzi nella nostra apertura del baule, andiamo a farci una bella partitella giusto per riscaldarci un pochettino. Siamo contro Denner degli Akatsuki, livello 11, vediamo, farei subito uno split degli arcieri iniziale da dietro in modo da avere bilanciata l'apertura in entrambi i lati. Vedo che lui non sta facendo nulla, parte con una fireball e a questo punto io vado subito di prepotenza con gli sgherri e uno spiritino del ghiaccio. Lui gioca un cavaliere, attenzione cavaliere anche per me davanti, andiamo a proteggere il mortazzone, andiamo a proteggere il mortazzone che sta sparando sul boia, malissimo mortazzone che spara sul boia, vediamo se lo danneggia. Attenzione, entra anche lui con log rider, vale forse la pena di andare a tirare un bel tronco in modo da eliminare lo spirito del ghiaccio ed evitare che lo Gather possa fare più di una hit. Peccato invece per il boia che riesce, tento anche io l'apertura con il suino, vai, vediamo come me lo countera con un vortex. Attenzione, vortex tirato molto bene, attiva la torre centrale del mio suino, partita che già si prospetta molto difficile. Non abbiamo ancora fatto molto danno, solo alla torre di destra, 2008 e 22 contro i 2004 e 48 alla mia in basso a sinistra. Potrei tentare un mortaio in difesa, vediamo un pochettino cosa fa lui. Io gli gioco un mortaio in difesa giusto per evitare qualsiasi problema, lasciamo andare pure gli sgherri sul cavaliere, lui tira una fireball, beh non può certo farmi la torre a fireball, direi vediamo di provare a fare un altro push con lo grider e dietro lo spiritino del ghiaccio. Bravissimo anche lui a tirare il tronco, vediamo se gioca il boia, non ha elisir, siamo dentro ragazzi, ancora il vortex incredibile, va di nuovo lo grider a picchiare sulla torre centrale, andiamo di nuovo con il tronco, se scendesse un po' più velocemente questo tronco non sarebbe affatto male, non scende per quanto avevo deciso io di farlo scendere e quindi di nuovo andiamo col mortazzone in difesa ragazzi, di nuovo questa è un casino giocarla con lui che ha il vortex, quindi vale la pena cercare di difenderci alla peggio ed eventualmente entrerei a spingere di là, vediamo un pochettino, lui avrà il vortex di nuovo, lo tira, faccio male anche io abbastanza, vediamo di continuare a spingere, vediamo adesso di spingere con il doppio mortaio, bene che uno viene mancato. Ci proviamo un cavaliere sopra, vediamo se il mortazzone ci aiuta ragazzi sul boia, bene che lo tirano giù, parto anche io, attenzione mortazzone che sta andando sopra la torre di sinistra, bene così, di nuovo lui è costretto ad usare il vortex, noi andiamo di nuovo con un altro mortaio ragazzi, attenzione, vediamo che intenzioni ha lui, gioca in attacco log rider, cattivissimo, va la fireball, andiamo a fermare, 264, gli manca una fireball e vincerà lui. Ragazzi, quindi o adesso vediamo se riusciamo. Il vortex di nuovo fastidiosissimo, incredibile, tira una fireball e va a vincere. Grazie. Peccato ragazzi, col vortex veramente molto difficile cercare di fare un attacco con log rider, però noi questo non ci interessa, andiamo subito ad aprire il nostro bel bauletto del clan e speriamo di trovare qualche cosa di bello. Subito così 10 su 10, arrivano 1620 di gold con 7 aperture ancora da fare, 16 pipistrelli, questi li ho usati, non li sto più usando, se devo essere sincero 42 freccioline, belle anche queste al 12, molto più veloci mi piacerebbe, ma ormai ho la fireball quasi all'11, quindi niente da fare. 7 torre bombardiere, cioè veramente, ma basta, continua a darmi torre bombardiere in ogni baule che trovo. 54, che male, lurdi cavernicoli scelti, brutta situa, 128 barbari, non ci credo, 128 barbari e niente leggendaria, 20 e
estrattori di Elisir. Speriamo che almeno le epiche siano un boia o un vortex. No, sono tre scheletri giganti. Beh, il primo dei due bauli del clan, secondo me, non è stato assolutamente bello, a parte per l'oro e per i pipistrelli. Beh, però direi di passare subito nel profilo della Pami. Swish! Ed eccoci qua, infatti, ragazzi, subito nel profilo della Pamina. Anche lei c'ha da aprire il baule del clan 10 su 10. Ma prima ci buttiamo a fare una bella battaglietta col suo deck gigante doppia strega. Ve lo ricordo sempre, ragazzi, di lasciare un bel like se vi sta piacendo anche questo video e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Vediamo di fare subito l'apertura con il Giant, ragazzi, da dietro, sempre sulla sinistra, il mio lato preferito per aprire con gli attacchi. Lui sembra non fare nulla, ragazzi. Oh mio Dio, apre con un cimitero. Allora andiamo con la strega, vediamo se riusciamo a fare male al suo cimitero. Attenzione, parte una gang di goblin, viene deviata dalla strega normale che non è presa, pur per fortuna, dalla farbole. Possiamo tentare un bel attacco così col gigante all'11 full vita. Strega e sgherri che entrano, ragazzi, vengono addirittura zappati. Io avrei anche optato per, sì, direi di partire proprio alla grande per le tre corone, ragazzi. Gli caghiamo giù un altro gigante, vai che andiamo. Attenzione, strega meravigliosa sopra l'orda di scheletri, abbastanza infermabile l'attacco, ragazzi, e continua pesante il gigante a tirare fucilanti legnate. Guardate, la andiamo a chiudere veramente con un attacco unico senza potersi fermare. Pochi secondi per portarci a casa 31 trofei e 30 gemmine molto molto interessanti. Dai, andiamo a fare quest'altro chest, ragazzi. Speriamo che questa volta il baule sia un pochettino più interessante. Andiamo a vederlo. 1620 di gold, questo è ovvio, sempre 7 skip. Attenzione, andiamo subito a vedere. Ah, una capanna dei goblin, questa non ci interessa proprio. Ma cos'è, cacchio, è una capanna dei barbari. Adesso arriva anche una capanna delle streghe e siamo a posto. No, 64 cannoni. Veramente Supercell molto molto avida in questi bauli del clan. Andiamo a vedere, 11 fireball, queste le servono, queste le sta chiedendo, ragazzi. Ne ha quasi anche lei la fireball all'11, ne ha quasi 500 su 1000, incredibile. Ancora le rare, sono 14 mega sgherri, vediamo nelle ultime due skip. Niente leggendaria, peccato, ma 176 arcieri molto interessanti. Speriamo nelle epiche ci sia la sua strega. Vediamo, invece sono 3 fulmini, peccato. Vabbè, dai, almeno sono state trovate 11 fireball che a lei servono veramente veramente tantissimo. Beh, ragazzi, direi che anche per oggi il video può fermarsi qua. Io vi ringrazio tantissimo per avermi guardato e noi ci vediamo presto. Ciao.